Stai seguendo l'Avellino di Novellino? Sì, anche ieri ho visto per televisione, no perché faceva freddo, che è stato lo stadio, complimenti, veramente, perché ieri veramente faceva freddo, ho visto per televisione. Che Avellino hai visto? Mi è fatto piacere perché la Ternana non era una brutta squadra, ha fatto sempre gol, è una squadra ostica e mi fa piacere che ha vinto l'Avellino. Anche per Novellino, perché poi è nato vicino al mio paese, di Montemarano, e mi fa piacere che faccia bene ad Avellino. Io sono contento, mi auguro veramente che Novellino porta di nuovo l'entusiasmo, che non è semplice, non è che ha la bacchetta magica, però gli auguro veramente tanta gioia, perché lui si vede che la sente la partita, no? Come sto vedendo adesso per televisione Gattuso al Milan, la sente proprio la partita, però si vede, e Novellino penso è uno di quelli, non fa finta. Ecco, questo già è una bella cosa. Senti, dovendo dare un consiglio ad Enzo De Vito, non di calciatori, di tipologia che secondo te potrebbe mancare a questo Avellino per diventare grande? Che prima cosa dico che l'Avellino è stato sempre che i tifosi, deve capire che i tifosi la seguono dappertutto. Io vedo anche le trasferte, sempre per televisione, è sempre seguita, vedo sempre delle bandiere dell'Avellino in televisione. Da Milano, da tutta Italia, deve capire che i tifosi ci tengono molto a questa maglia, e io spero che fanno una squadra importante, che l'Avellino ritorni di nuovo in Serie A, me lo auguro veramente come tifoso dell'Avellino.